La figura del sindacalista e politico Nicola Craxi al centro di un convegno a Campobasso, un'iniziativa che mette in evidenza le vicende umane e i travagli di un uomo vissuto nella prima metà del Novecento che ha creduto nel riscatto della propria terra. Isabella Storri, chi era Nicola Craxi? Dunque, Nicola Craxi è stata una figura fondamentale per il Molise, perché ha avuto un percorso politico veramente eccezionale, perseguitato dal fascismo, infatti è morto giovanissimo, secondo me anche per le conseguenze di tutte le traversie che ha avuto. È stato un grande esponente sindacale, ha sempre lottato per i più deboli, per i contadini, per gli operai, ed è stato sindaco di Santa Croce, consigliere comunale al comune di Campobasso e poi è stato il primo parlamentare comunista eletto appunto nel Molise. Ed era una persona incredibile perché io ho avuto il privilegio di conoscerlo poco prima che morisse per un incontro fortuito sul treno. Io facevo a quei tempi giurisprudenza a Roma e facemmo un dialogo meraviglioso perché era un uomo di una semplicità assoluta e aveva una cultura straordinaria, cultura che non gli veniva certo dallo studio, sappiamo bene che non è certo l'università che fa la cultura e quindi ci è sembrato doveroso ricordarlo come d'altra parte abbiamo anche ricordato Sedati pochi mesi fa. Sono appunto figure di politici di un tempo che avevano una dimensione umana, politica e culturale che purtroppo adesso non riscontriamo più.